Martedì, 1 gennaio 2019. Memoria di Maria Santissima, Madre di Dio. Dal Libro dei Numeri. Il Signore parlò a Mosè e disse: Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: Così benedirete gli israeliti. Direte loro: Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. Dal Salmo 66. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto. Perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo, prima che fosse concepito nel grembo.